Eccoci qui. Allora, cominciamo questa serata e ancora grazie a tutti per essere qui in compagnia. Questa sera siamo alla seconda lezione di Saturno che recuperiamo da qualche giorno fa, prima di Natale. Auguri di buon anno a tutti, visto che non ce li siamo fatti l'altra volta. E partiamo questa sera, partiamo e mettiamo al centro della nostra attenzione il pianeta forse più bello, quello che anche quando lo facciamo vedere al telescopio, anche se è piccolino, strappa sempre un commento di meraviglia da parte delle persone che magari per la prima volta vedono gli anelli di Saturno. E passo la parola a Silvia perché la prima parte della relazione è sua. Quindi Silvia, a te la parola. Buonasera a tutti e questa sera mi sento un po' come una presentatrice che ha l'onore di presentare la star del Sistema Solare, ovvero Saturno, il Signore degli Anelli. E allora ammiriamolo in tutta la sua magnificenza. Visto che poi mi occupo di mitologia, non poteva certo mancare la slide relativa. Saturno era conosciuto fin dall'antichità. I babilonesi lo chiamarono Ninurta, signore della terra. I sumeri poi ne storpiarono il nome in Ninib, nome che poi fu dato alla capitale del regno. Era considerato una divinità solare, secondo alcuni studiosi. Pare che da esso derivi il dio del sole egizio Amon-Ra. Per i greci era Crono, uno dei titani, il marito di Rea Silvia, che aveva l'abitudine di mangiare i propri figli, poiché gli era stato predetto che uno di loro l'avrebbe spodestato dall'Olimpo. Per i greci era Saturno, era considerato il dio dell'agricoltura, raffigurato come un vecchio con la barba, talvolta con le ali, recante in mano una clessidra e una falce, ad indicare il tempo che inesorabilmente viene tagliato dalla falce della morte. Ma la clessidra e la falce aveva anche un altro significato, indicava il tempo in cui bisognava raccogliere ciò che si era seminato. Per questo era considerato anche il dio della rinascita. Qui vediamo il pianeta Saturno a confronto con tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. Lo vediamo poco più piccolo rispetto a Giove, ma guardate invece rispetto alla Terra. Qui il confronto è con il Sole e tutti gli altri pianeti nell'esatta sequenza in scala rispetto alle loro dimensioni, non certo rispetto alle loro distanze, anche perché se volessimo mettere i pianeti in scala rispetto alle loro distanze, disegnati così come sono, potremmo dire allora che la Terra si trova a 25 centimetri dal Sole, mentre Nettuno a 7 metri e mezzo. Nonostante non si disponesse di una sufficiente e adeguata strumentazione, già gli Assiri sapevano riconoscere in cielo Saturno. Di questo ne abbiamo testimonianza attraverso degli scritti su delle tavolette di argilla. Essi lo descrissero come una scintilla nella notte e lo chiamarono la stella di Ninib, quindi la stella della loro capitale. I greci invece chiamarono quella che per loro era una stella errante, Cronos, nome che poi fu cambiato dai romani in Saturno. Uno dei maggiori astronomi greci fu Aristarco di Samo, che nonostante quell'epoca così antica riuscì a intuire il sistema copernicano, che prevedeva il Sole al centro del sistema solare e gli altri pianeti che gli ruotavano intorno. E infatti proprio la parola pianeta in greco significa errante. Poi, ahimè,
arrivò Tolomeo, che nella sua più grande opera, l'Almagesto, affermò la teoria geocentrica, che prevedeva la Terra al centro del sistema solare e gli altri corpi celesti che gli ruotavano intorno. Teoria che fu inattaccabile per ben 1300 anni, quindi direi 1300 anni in cui l'astronomia purtroppo non ha fatto grandi progressi. Tolomeo calcolò anche l'orbita di Saturno, mentre un altro astronomo che dedicò al pianeta più di 400 osservazioni fu Tycho Brahe. E poi arriviamo finalmente al 1610 con Galileo Galilei. Non vi preoccupate, non ho sbagliato a inserire l'immagine, è solo che per capire che cosa è successo quando Galileo ha osservato Saturno, occorre fare un passo indietro e raccontare un po' di come sono andate le cose con Giove. Galileo osserva Saturno e Giove nello stesso anno. Nel 1610, il 7 gennaio Giove, il 25 luglio Saturno. E quando osserva Giove, nota che intorno al pianeta c'è qualcosa di strano, che non è la scia lasciata dalla Befana, visto il 7 gennaio, ma sono quattro puntini che ruotano intorno al pianeta. Galileo è felicissimo, ha appena scoperto i satelliti galileiani, che poi successivamente dedicherà alla famiglia dei Medici, ribattezzandoli con satelliti Medicei. Di questi movimenti, questi satelliti intorno al pianeta, ne registra scrupolosamente i tempi nella sua più grande opera, il Sidereus Nuncius. Quando poi arriva l'estate, a luglio si dedica a Saturno. Naturalmente riesce a vedere la parte circolare del pianeta, il disco, ma la strumentazione di cui dispone non gli permette di vedere bene la parte debole degli anelli, perciò scambia le parti luminose per due satelliti e le disegna così. È felicissimo, direi, al nono cielo. Pensa di aver fatto un'ulteriore scoperta. Ma c'è un problema, poiché questi due satelliti non si comportano come quelli di Giove, ma questi non si spostano mai. Di questo studio esiste tutto il racconto autografo di Galileo che possiamo vedere nel Museo di Scienza Naturale di Firenze, dove nell'ingresso sul soffitto vi è anche rappresentato uno stucco riguardante questa non scoperta. E le cose si complicano ancora di più quando Galileo, due anni dopo, torna ad osservare Saturno. Intanto l'inclinazione degli anelli è cambiata, essi si presentano di taglio e perciò i due satelliti laterali non ci sono più, sono scomparsi. Galileo è confuso e anche un po' irritato. Pensate che rinuncia a risolvere il mistero di Saturno e non tornerà mai più ad osservarlo. Saturno ruota intorno al Sole in meno di 30 anni, mantenendo sempre la stessa inclinazione. Ma per effetto di questo movimento osservato dalla Terra, cambia gradualmente l'inclinazione degli anelli, passando da una massima visibilità ad essere ad apparire praticamente pressoché di taglio, pressoché invisibili. E qui lo possiamo vedere meglio. In questa slide invece appare più evidente le varie inclinazioni degli anelli di Saturno
prendendo a riferimento un periodo che va dal 2002 al 2017, possiamo vedere che nel 2009 questi, presentandosi di taglio, sono pressoché invisibili. Gli anelli sono importanti poiché conferiscono la più o meno visibilità al pianeta, poiché quando presenti determinano una maggiore luminosità. Anche Velius si dedicò allo studio di Saturno e anche lui, come Galileo, notò qualcosa di strano intorno al pianeta, tanto che lo definì un uovo con i manici. Ma il primo che finalmente capisce la natura degli anelli è Huygens, che nel 1659 scopre anche la prima luna di Saturno, Titano. La corsa a Saturno era iniziata e moltissimi degli astronomi si dedicarono all'osservazione della star del momento. In Italia Gian Domenico Cassini, divenuto famoso come astronomo, pensate, fu chiamato dal re Luigi XIV a Parigi per lavorare al nuovo osservatorio. E con la nuova strumentazione egli scoprì nel 1665 la macchia rossa di Giove, si dedicò agli studi sui tempi di occultazione dei satelliti di Giove, consentendo successivamente ad Ole Rømer di determinare in modo approssimativo la velocità della luce, già come ci aveva parlato Stefano nella precedente lezione. Inoltre Cassini scopre quattro satelliti di Saturno, Giappeto, Rea, Dione e Teti, nonché nel 1675 quella che poi viene chiamata la divisione di Cassini. Un altro astronomo che si dedicò allo studio di Saturno fu William Herschel, che scoprì altri due satelliti, Mimas ed Encelado. Inoltre nel 1781 scoprì anche Urano, facendo spostare quello che allora era considerato il confine del sistema solare e che prevedeva Saturno come ultimo pianeta. Erano passati circa 100 anni da quando Saturno era stato osservato da Galileo, e Herschel, con una strumentazione più moderna, riesce a notare anche delle nubi sul pianeta. Facciamo un altro salto di poco meno di 100 anni e grazie a James Maxwell nel 1850 si comincia a capire qualcosa di più sulla natura degli anelli composti da piccole particelle che ruotano intorno. E nel 1860 padre Angelo Secchi e William Huggins, grazie all'utilizzo di un nuovo metodo scientifico scoperto poco tempo prima, la spettrografia, dimostrano l'esistenza di una densa e profonda atmosfera. Finalmente nel 1890 cominciano a comparire sugli atlanti dell'epoca le prime rappresentazioni del pianeta con dettagli quali l'atmosfera o la divisione di Cassini ed Encke. Un salto in avanti lo si fa solo però nel XX secolo, quando si comincia a montare sui telescopi la macchina fotografica, che permette di lavorare le immagini che vengono acquisite, così che anche la HAV ha potuto avere le sue foto di Saturno. Ma il vero passo in avanti lo si fa con l'avvento dell'era spaziale a partire dal 1957. Perciò nel 1973 da Cape Canaveral viene lanciata la prima sonda con destinazione Saturno, la sonda Pioneer 11, che effettua il primo flyby nel 79, regalandosi immagini ovviamente per l'epoca a bassa definizione, ma nonostante ciò si riesce a scoprire l'anello F, che è l'anello più esterno del pianeta, e nonché si riesce anche a cominciare a studiare meglio le zone oscure negli anelli. E qui abbiamo proprio alcune delle immagini riprese dalla Pioneer 11. Qui possiamo vedere invece Titano.
Poi è la volta delle sonde Voyager 1 e 2, lanciate nel 77 e effettuano il primo flyby nell'80 e nell'81. E attraverso l'utilizzo dell'effetto fionda riescono anche a avvicinarsi a pianeti come Giove, Urano e Nettuno. Qui finalmente abbiamo delle immagini ad alta definizione che ci permettono di studiare meglio gli anelli, anche in falsi colori, e le strutture delle superfici delle lune. Inoltre si studia l'atmosfera di Saturno, Titano, e si studiano anche dei cambiamenti all'interno degli anelli. Il contributo che hanno dato le sonde Voyager è stato enorme, non solo nello studio di Saturno, ma anche di Giove, Urano e Nettuno. Stessa cosa, poi, lo si può dire per quanto riguarda il telescopio Hubble, lanciato nell'aprile del 90, il quale ci ha regalato delle bellissime immagini non solo delle galassie dell'universo, ma anche dei pianeti del sistema solare. E fatta eccezione per le sonde che si sono recate in prossimità dei pianeti che si voleva studiare, Hubble è quello che dei pianeti di Saturno ci ha regalato le immagini un po' più spettacolari, nonostante abbia uno specchio che ha un diametro di soli 2 metri e 40, quando noi sappiamo benissimo che sulla Terra esistono dei telescopi con diametri maggiori, che possono arrivare anche a 10 metri. Ma il telescopio Hubble, orbitando fuori dall'atmosfera, non risente di questo disturbo. E adesso passo la parola di nuovo ad Alberto per continuare questo viaggio alla scoperta di Saturno. Allora, prendo il posto, faccio i complimenti a Silvia. Ma prima, ecco, vi faccio vedere qualche immagine tratta proprio dalle riprese di Hubble. Eccoci qui. Allora, brava Silvia per quello che ci ha raccontato. E dopo tutto quello che ci ha raccontato Silvia, arriviamo a fare due chiacchiere sulla missione che è stata quella che ha un po' stravolto, nel senso positivo, tutte le conoscenze che noi abbiamo oggi su Saturno. Quello di cui parleremo da qui in avanti, in effetti, risente in gran parte del contributo di questa Cassini, di questa missione Cassini-Huygens, che oltretutto aveva una sonda che è scesa su Titano, ma io di questo argomento non posso assolutamente parlarne perché sarà oggetto della prossima conferenza nella quale i relatori parleranno dei satelliti di Giove e di Saturno, per cui questa cosa ce la lasciamo come un bellissimo argomento da trattare il 26 di gennaio. Qui vediamo l'orbita che è stata seguita dalla missione Cassini, che è partita nel 97, pensate che è arrivata su Saturno nel 2004, perché per arrivare così lontano bisognava raggiungere delle velocità molto elevate, e velocità molto elevate oggi non si raggiungono portando in orbita enormi quantitativi di carburante, anche perché non ci si riuscirebbe. Allora si ricorre a quello che viene chiamato il gravity assist, cioè la fionda gravitazionale. La sonda, i vettori vengono lanciati in maniera tale che sfiorano uno o più pianeti e, sfruttando la loro forza di gravità, acquistano velocità per poi arrivare al loro bersaglio, al loro target, anche se in tempi più lunghi, però senza dover impiegare enormi quantità di carburante. Qui vedete che si parla di una traiettoria V, V e J, che vuol dire Venere, Venus, Venus, Earth, Jupiter. Quindi la sonda ha sfiorato con l'effetto gravity assist Venere 2 volte, la Terra
Giove, per arrivare poi dopo su Saturno. Partita nel 1997, raggiunge Saturno nel luglio del 2004. E qui c'è un ingrandimento un po' di questo percorso per vedere come, oltretutto, immaginatevi i calcoli che devono essere fatti con praticamente margine di errore zero per poter arrivare a incrociare il pianeta che era il bersaglio finale della missione. Qui vedete un'immagine della partenza, un'immagine della sonda che vi fa capire quanta strumentazione sia stata messa a bordo di questo veicolo. La strumentazione, qui sicuramente non voglio entrare nel dettaglio perché qui sinceramente ci sarebbe da fare una serata per ogni strumento che era a bordo della Cassini Huygens, però quello che vi volevo far vedere era il range di indagine che questa strumentazione aveva a bordo. Vedete che si parla di spettrometri, di analizzatori di polvere cosmica, di spettrometro nell'infrarosso, spettrometro di massa, immagini del visibile. Quando parliamo di qualcosa per la magnetosfera, magnetometro, cioè senza poi, vedete che poi in fondo si parla di onde radio, quindi per fare le mappe anche dei satelliti, ultravioletto, infrarosso, insomma di tutto e di più, per avere a bordo di questa sonda le più ampie possibilità di analizzare il pianeta. D'altronde dovete anche capire che una cosa di questo genere non si fa tutti i giorni e quindi si cerca ovviamente di fare il massimo in modo tale che anche l'investimento economico abbia un senso e abbia poi risultati che sono il giusto ritorno per questo tipo di missione. Molto di quello che vedremo da qui in avanti, come vi dicevo, è frutto del lavoro della Cassini-Huygens, che la prossima volta, come vi dicevo, vedremo anche quello che è stato fatto per raggiungere Titano. Ho un attimo di leggerezza perché, come ormai abbiamo come solitudine, sapete che il nostro gruppo fa parte dell'iniziativa Astro Team Le Pleiadi, che è stata proprio fondata anche dall'AV insieme agli amici di Suno. Vedete che ci sono i loghi di tutti i gruppi che fanno parte di questa iniziativa. C'è l'Osservatorio di Suno, Asimov, il GAP di Varese, gli amici di La Spezia, gli amici di Ravenna. E niente, una delle iniziative che hanno contraddistinto l'inizio di questo team è stato proprio la stesura di un libretto, la cui storia è stata scritta in gran parte dal nostro amico Corrado, che è collegato con noi e gli facciamo anzi complimenti, e che rappresenta praticamente il viaggio di due ragazzi che vengono presi a bordo, due ragazzini che vengono presi a bordo di un disco volante che arriva sulla Terra, pilotato da Martin Marziano. E Martin Marziano ovviamente li porta a spasso per il Sistema Solare e non poteva mancare anche la pagina dedicata a Saturno. E bellissimi disegni del nostro amico Alessandro Colonna, che ha una capacità grafica invidiabile. Quello che vi faccio notare è la terminologia, che è estremamente semplice ma anche estremamente pertinente e quindi in grado di spiegare ai ragazzi effettivamente come sono i pianeti in maniera molto simpatica, vi fa veramente rendere conto della realtà di questa parte del nostro sistema solare. L'umorismo non manca al nostro Alessandro, perché quando Giove invita Saturno a fare un giro intorno al Sole, Saturno, che è caratterizzato dagli anelli, gli risponde di no perché ha un cerchio alla testa. E va bene così. Questo è veramente bellissimo. Sappiate che questo libretto lo distribuiamo alle scuole e ci sono anche altre iniziative nell'ambito delle quali lo facciamo circolare. Veramente una cosa molto carina. Allora, qui adesso mi sono perso. Eccoci qui. Veniamo adesso al nostro Saturno. Allora, io personalmente quando mi metto a chiacchierare di qualcosa, odio parlare di numeri. Di solito presento questa slide dicendo i numeri di Saturno, li vedete, li leggeteli di fianco, però qui c'è veramente qualche cosa di interessante. Andiamo a vedere, per esempio, la massa di Saturno ci dice che è equivalente a 95 rotti masse terrestri. Il volume però è 744 volte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se andiamo a vedere la densità, scopriamo che complessivamente Saturno ha la densità del sughero. Quindi se noi avessimo una piscina
abbastanza grande per buttarci dentro Saturno, ecco che andremo a scoprire che Saturno galleggia. Altra cosa abbastanza sorprendente è la velocità con la quale ruota Saturno. Qui abbiamo un simpatico giochino dove vedete rappresentate le velocità di rotazione intorno al proprio asse dei pianeti. Vedete che Mercurio e Venere, ne avevamo già parlato, sono lentissimi, e i più veloci sono proprio Giove e Saturno, con 9 ore e 10 ore per Saturno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in un pianeta, che lo sapete, poi lo vedremo anche più avanti, Saturno è un pianeta gassoso, ruotando così velocemente si schiaccia molto, perché non è un pianeta solido come la Terra. Guardate i dati, attenzione ragazzi, abbiamo un raggio equatoriale di 60.000 km e il raggio polare di 54.000, cioè praticamente il 10% di differenza, 6.000 km sul raggio di differenza, quindi è molto schiacciato, vedete che ci dice la differenza del 10%. Tanto per farvi capire quanto è enorme questa cosa, andiamo a vedere un corpo celeste che è enormemente più grande di Saturno, parliamo del Sole, però il Sole ha una rotazione talmente lenta, che praticamente all'equatore la sua forza centrifuga, cioè la forza centrifuga che tenderebbe a far espandere il Sole, è 18 milioni di volte più debole della forza di gravità. Quindi un corpo grande come il Sole ha una rotazione talmente lenta che praticamente la differenza tra i due assi è di soli 10 km, mentre su Saturno, che ruota così velocemente, la differenza è di 6.000 km. Andiamo a vedere un po' come è fatto l'interno di Saturno. Qui bisogna anche fare un discorso di questo genere. Molte cose le diamo per scontate, per probabili, anche perché questi pianeti sono veramente molto grandi e certamente avete visto che la Cassini aveva a bordo una strumentazione molto complessa e anche ad ampio raggio, però dobbiamo anche renderci conto che più di tanto al di sotto della superficie di un pianeta non ci si può andare, per cui molti dati può darsi che con strumentazione che speriamo in un futuro potrà anche essere portata in giro per il sistema solare, qualcosa potrebbe anche cambiare. Oggi come oggi, partendo dall'interno, diciamo che all'interno si ritiene che Saturno abbia un nucleo roccioso molto denso, formato da silicati e ghiaccio, e nella parte appena più esterna l'idrogeno metallico, elio e idrogeno metallico. Allora, l'idrogeno metallico, poi lo vedremo bene, è una situazione molto particolare che si verifica quando la temperatura e la pressione superano rispettivamente i 3.000 e il milione, 3.000 gradi e 1,4 milioni di atmosfere. Condizioni che in Saturno si verificano a circa 30.000 km sotto la superficie. Quindi ecco che in questa zona noi abbiamo questa situazione. Vedete che qui la temperatura è addirittura di 11.000 gradi e con la pressione che si sviluppa abbiamo per l'appunto questa situazione. Procedendo verso l'esterno, ovviamente la temperatura diminuisce un pochino, abbiamo idrogeno liquido ed elio, siamo sui 7.700 gradi e poi ovviamente quando ci spostiamo verso l'esterno del pianeta le temperature vanno sotto lo zero e abbiamo idrogeno molecolare, quella che viene definita l'atmosfera di Saturno, che poi vedremo anche in un grafico proprio rappresentata in maniera molto chiara. Abbiamo parlato dell'idrogeno metallico, ecco qui intanto vedete le dimensioni della Terra, che praticamente è grande come tutto il nucleo di idrogeno metallico di Saturno, tanto per renderci un'idea. Questo idrogeno metallico, ecco vedete là in cima abbiamo conservato il disegnino della slide precedente, è tanto per renderci un'idea, io qui ho preso un atomo dove c'erano un po' di orbitali, tanto per far capire che in un atomo noi abbiamo un nucleo e ci sono degli orbitali possibili nei quali gli elettroni ruotano intorno al nucleo, vedete? Ecco, l'idrogeno metallico praticamente è sottoposto a pressioni talmente enormi che si trasforma in un reticolo cristallino di nuclei atomici, poi praticamente trattandosi di idrogeno parliamo di protoni, ma la cosa impressionante è che questi protoni a questa pressione diventano talmente vicini
che lo spazio tra un nucleo e l'altro, tra un protone e l'altro, è minore del raggio di Bohr. Il raggio di Bohr non è altro che la distanza tra il nucleo e il primo orbitale. Quindi voi immaginatevi che i nuclei sono talmente vicini che praticamente tutta la struttura dell'atomo salta, gli elettroni si trovano in un'enorme nuvola che ruota liberamente intorno a questi nuclei e questi nuclei sono concentratissimi perché la pressione e la temperatura praticamente fanno saltare tutta quella che è la normale struttura dell'atomo. Si parla quindi di materia degenere che ovviamente non può che esistere se non in condizioni come quelle del centro di Saturno e ovviamente di altri corpi dove le temperature e le pressioni arrivano a questi livelli. È una cosa forse addirittura difficilmente immaginabile, però difficilmente immaginabile per quelle che sono le condizioni che noi siamo abituati a sperimentare. Lì dentro sicuramente noi non potremmo sopravvivere e la materia degenere si riduce in questo modo. Quindi pressioni e temperature elevatissime. Saturno, oltretutto, emette nello spazio più energia di quella che riceve dal Sole. Diciamo che la maggior parte di questa temperatura che viene prodotta deriva da una lenta compressione gravitazionale, proprio per effetto della forza di gravità di Saturno che comprime il pianeta, sono attriti che ovviamente generano questa temperatura in eccedenza. Questo effetto si chiama il meccanismo di Kelvin-Helmholtz. Sembra però che per giustificare questo riscaldamento di Saturno bisogna anche tirare in ballo la discesa di elio anche proprio dagli anelli, poi lo vedremo in particolare, si parlerà di pioggia, verso l'interno del pianeta. Sembra una cosa molto minimale, ma se voi pensate alla quantità di gocce di elio che precipitano verso l'interno del pianeta e l'attrito che sviluppano, riescono a sviluppare comunque una quantità di calore sensibile, rilevabile, che ci dà proprio la misura di un qualcosa che viene prodotto dal pianeta stesso e che non è, diciamo così, che faccia parte della luce e del calore che riceve dal Sole, ma è qualcosa che il pianeta ci mette di suo in eccedenza. Ecco che noi qui vediamo, parlando dell'atmosfera di Saturno, e mi piace sempre far vedere il confronto con le altre atmosfere dei pianeti, perché vedete che i pianeti rocciosi hanno tutta una storia particolare, la Terra ha un'atmosfera molto particolare che è quella che ci consente di vivere. Quando noi andiamo a vedere i pianeti gassosi, vedete che al di là di alcune differenze di percentuali, quello che è la stragrande maggioranza è l'idrogeno, poi abbiamo l'elio, ma vedete che le atmosfere di Giove, Saturno, Urano e Nettuno non sono uguali, ma sono abbastanza simili tra di loro. L'atmosfera di Saturno è abbastanza simile a quella di Giove, se non che diciamo c'è una percentuale di idrogeno, come abbiamo visto nello schema del Dasein precedente, leggermente maggiore. Poi ci dicono quantità maggiore di fosforo, arsenico, però sono quantità minime rispetto a quello che viene rappresentato dall'idrogeno e dall'elio. E la struttura delle nubi di Saturno, visto le dimensioni del pianeta, visto le strutture che sono abbastanza simili, tende a ripetere quelle di Giove. Ci sono bande chiare, bande scure, parallele all'equatore, abbiamo anche qui, come per Giove, le calotte polari. Diciamo che la somiglianza tra i due pianeti è evidente e anche in questo caso vedete che nel descrivere la slide ho messo in evidenza la parola osservabile, perché è talmente spessa questa coltre di gas che ovviamente non si riesce a scendere al di sotto di una certa profondità nell'andare a fare le rilevazioni di queste atmosfere. E anche nel caso di Saturno, con la spettroscopia è stata possibile individuare presenza di alcune sostanze che vengono citate più che altro, monossido di carbonio, fosfina, si parla anche di idruro di germanio, qualche composti chimici che a regola
non potrebbero esistere in un'atmosfera dove c'è idrogeno ed elio. Allora si pensa che queste sostanze vengano prodotte più in profondità e poi ci siano dei moti convettivi che queste sostanze le portano poi in superficie. Vedremo un pochino più avanti proprio di che cosa si può trattare. Vedete che qui abbiamo messo confronto un'immagine di Giove con un'immagine di Saturno. Quello che balza all'occhio credo sia abbastanza evidente come le bande e le strutture di Giove siano molto più contrastate di quelle di Saturno. Questo molto probabilmente dipende dal fatto che su Saturno l'atmosfera ha una temperatura ancora più bassa. Questa temperatura molto più bassa favorisce la formazione delle nubi più in profondità. Più in profondità che cosa vuol dire? Vuol dire che sopra alle nubi, che per Giove sono praticamente all'esterno proprio della sfera di gas, per Saturno le nubi sono un po' al di sotto. C'è una coltre che possiamo definire di foschia, di nebbia, che ha uno spessore di circa 70 km. Questa coltre di foschia, di nebbia, attenua le tinte e i contrasti che noi possiamo osservare chiamiamola superficie, che poi superficie non è, perché avete visto che il vero nucleo roccioso è molto all'interno del pianeta, comunque diciamo la superficie gassosa di Saturno. Come potete vedere, qui andiamo ad analizzare gli strati, sì, dell'atmosfera di Saturno, però se vi ricordate avevamo parlato, quando abbiamo presentato il pianeta, di un raggio che era 60.000 e 50.000 chilometri. E qui quello che si riesce ad analizzare, vedete che il grafico che ci descrive l'atmosfera di Saturno, sottolineo ancora il termine osservabile, perché si riesce a scendere al di sotto della, tra virgolette, superficie del pianeta di circa 500 chilometri. E al di sotto non si riesce ad andare a vedere. In ogni caso, questa parte, diciamo, di 500 km che riusciamo ad analizzare è stata scandagliata dal Cassini e si è riusciti a vedere quali sono le temperature che praticamente sono al di sotto dello zero. Vedete che qui abbiamo l'elenco degli strati partendo dalla parte più bassa, partiamo con 70 gradi sotto zero con un'atmosfera trasparente, poi nubi di cristallo, si passa a temperature ancora più basse di 120 gradi sotto zero, nubi di cristalli di ghiaccio ed ammoniaca, fino ad arrivare alle parti più alte dell'atmosfera, dove abbiamo nuovamente polveri e un'atmosfera trasparente fatta di idrogeno e la temperatura scende a 170 gradi sotto lo zero. E al di sotto di questi strati, come vi dicevo, al momento non siamo riusciti a scendere, però l'analisi di questa parte dell'atmosfera è stata fatta. Come vedete, poi le percentuali sono quelle che avevamo visto nel grafico, dove mettiamo in evidenza un 96,3% di idrogeno e un 3,1% di elio, e le altre cose sono veramente minimali. Anche per quanto riguarda Saturno, si è visto che stessa cosa succede negli altri pianeti giganti, ha una temperatura degli strati alti dell'atmosfera che sembrerebbe superiore a quella che dovremmo trovare secondo calcoli teorici. Allora, per parecchio tempo si è pensato che fosse la ionosfera a poter favorire, a indurre il riscaldamento del pianeta in questi strati così esterni. Però sembra che studi fatti dall'University College di Londra e anche a Boston abbiano stimato che questa cosa dovrebbe in realtà raffreddare il pianeta, e quindi diciamo che nonostante la Cassini sia arrivata fin là, alcuni aspetti del pianeta rimangono ancora da risolvere. Oltretutto, come succede in molti casi, quando noi mandiamo una sonda su un pianeta o quando andiamo ad indagare con strumenti nuovi, è vero che tanti problemi e tanti aspetti vengono risolti, ma come sapete bene, quando troviamo una risposta a una domanda, automaticamente troviamo due domande nuove alle quali dover rispondere. Questo è il bello della scienza, e quindi speriamo che
l'analisi dei dati delle persone, magari, come vi dicevo, qualche missione che potrebbe essere sviluppata in futuro, a mano ci porteranno a risolvere sempre più cose e ovviamente a trovare sempre più domande nuove alle quali dover rispondere. Un altro fatto molto interessante da prendere in esame è quello dei venti che ci sono sulla superficie di Saturno. E la velocità è veramente molto elevata ed è molto variabile, perché i venti sono, vedete, qui abbiamo l'immagine del pianeta con addirittura divisa in due sistemi diversi, perché nella parte equatoriale i venti sono molto molto più forti e invece da qua in su verso i due poli e da qui in giù verso l'altro polo la velocità scende. L'analisi è stata fatta, ci spostiamo sul grafico qui a destra, vedete che abbiamo in azzurro le rilevazioni fatte con il Voyager e vabbè, poi osservazioni storiche, io mi atterrei a quelle del Voyager. Poi abbiamo in giallo e in bianco le rilevazioni fatte col telescopio spaziale al suolo nel 1994 e poi con altre misurazioni fatte dopo il 1996-2002. Vedete che i venti verso i poli sono più deboli e vedete anche però con quale precisione in alcuni tratti si sovrappongono le rilevazioni fatte con strumentazioni diverse, quindi questo conforta i risultati ottenuti. Se non che quando noi andiamo ad analizzare i risultati ottenuti sull'equatore, vedete che ci sono delle differenze molto sostanziali. Parliamo addirittura, vedete che per il trattino azzurro che parla delle rilevazioni Voyager sull'equatore avevano rilevato 1440 km all'ora. Non dimentichiamoci che, come ci aveva detto Silvia prima, il Voyager è arrivato là, per cui le misurazioni del Voyager sono sicuramente altrettanto attendibili di quelle fatte da un telescopio spaziale, che però qualche anno dopo ha trovato quasi 400 km di differenza in meno per quanto riguarda la velocità dei venti. Quindi è una struttura sicuramente complessa, queste variazioni non si sa con precisione ancora oggi a che cosa siano dovute, comunque è certo che ci siano state e quindi anche questo sono oggetto di interessante studio. Per quanto riguarda i dettagli, abbiamo qualcosa di simile a Giove anche su Saturno. Vedete che parliamo di condensazioni scure, che vengono chiamate DS, le dark spot, e quelle più chiare, gli ovali chiari, che vengono chiamati white spot. E poi ci sono anche ovali molto più grandi che vengono chiamati great white spot, perché ovviamente sono più grandi. Però sono strutture come cicloni, come quelli che avevamo trovato su Giove. E quelle sono molto interessanti, le white spot, perché innanzitutto sono macchie che appaiono come chiare, non molto contrastate, anche per il discorso di cui abbiamo parlato prima, che comunque abbiamo questi 70 km di nebbia che attenuano i dettagli della superficie di Saturno, e queste macchie rimangono localizzate abbastanza precisamente per le poche settimane nelle quali normalmente rimangono visibili, al punto che si ritiene che siano costituite da nubi di cristalli di ammoniaca nelle regioni più alte, al di sotto delle quali molto probabilmente ci sono delle formazioni anticicloniche semipermanenti, ecco per quale motivo si ha una sorta di stabilità di queste formazioni. E le white spot praticamente sarebbero soltanto la sommità di queste strutture che arrivano più in profondità sotto la superficie. E sembra proprio che quelle sostanze di cui avevamo parlato prima, tipo la fosfina, vengano a formarsi nella zona sottostante e vengano poi trasportate nella parte più esterna dell'atmosfera di Saturno proprio da un meccanismo di questo genere. La cosa strabiliante che c'è su Saturno è questa stranissima configurazione che ha colpito subito chi l'aveva vista già con il Voyager 1 nel 1981, perché proprio sulla calotta polare nord di Saturno c'è una struttura a forma di esagono. Allora, pensate che, tanto per rendersi conto delle dimensioni, ogni lato misura circa 13.800 km, cioè ogni lato è più grande della Terra.
E anche se l'ha vista il Voyager nel 1981, lo studio più approfondito l'ha fatto, tanto per cambiare, la Cassini. Oltretutto, in una maniera molto particolare, fino al 2009, perché fino al 2009 il Polo Nord era nascosto dal Sole, per cui fino al 2009 ha lavorato nell'infrarosso, dopo ha lavorato nel visibile facendo un lavoro incredibile. E guardate questa animazione dove si vede questa struttura che è veramente, sembra qualcosa di artificiale, tanto è preciso questo esagono. Ebbene, sembra che questa configurazione sia dovuta innanzitutto a, qui si dice, la presenza di un gradiente latitudine molto elevato, cioè siamo vicino ai poli, e quindi la latitudine elevata, la velocità dei venti e la viscosità dell'atmosfera di Saturno. E questa cosa, vedete un ingrandimento della parte centrale che ci fa vedere il vortice che c'è al centro dell'esagono, e la cosa che sorprende fino a un certo punto, perché la natura, vabbè, farà certe cose anche uniche, ma non troppo tante volte, tanto è vero che strutture di questo genere sono state trovate anche al centro di alcuni cicloni sulla Terra. Qui abbiamo l'occhio del ciclone dell'uragano Isabel del 2003, vedete che al centro di questo occhio abbiamo una struttura che, se non è esagonale, è pentagonale, però è una struttura geometrica molto precisa. E qui vedete proprio una elaborazione della Cassini che ci fa vedere il movimento proprio al centro dell'esagono di Saturno. Pensate la definizione che noi abbiamo nel vedere queste immagini, ci fanno capire quale sia l'importanza di mandare delle sonde nello spazio, e sono proprio loro che ci stravolgono positivamente le conoscenze che abbiamo dei pianeti, del Sole, dello spazio, delle galassie, dell'universo. Ora, io qui, prima di far partire questa, perché qui c'è un suono di sottofondo, poi la lasciamo andare, per cercare di capire questa cosa sono stati fatti degli esperimenti mettendo in una vasca riempita con del liquido, e questo liquido ha fatto ruotare a velocità variabili dal centro alla periferia per vedere che cosa succedeva, variando anche la viscosità del liquido, e voi vedrete che ogni tanto arriva un inserviente che butta dentro anche qualcosa che fa aumentare la densità di questa sostanza. Guardate che cosa succede a mano che cambia la velocità alla quale facciamo ruotare questo liquido, che oltretutto ogni tanto viene variato come densità, come viscosità. Lascio andare perché è pazzesco, vedete che si formano effettivamente delle figure geometriche. Avete visto che come hanno aggiunto qualcosa la figura geometrica è cambiata? Quello che è successo in una vasca di forma quadrata. A qualcuno poi è venuto in mente, giustamente, che se fai una sezione della calotta di Saturno, beh, non è quadrata, è rotonda. E hanno rifatto l'esperimento usando una vasca circolare. Guardate che cosa si è riprodotto, ovviamente trovando le velocità e le viscosità giuste. È saltato fuori, avete visto esattamente l'esagono che c'è sulla calotta polare di Saturno. Quindi è una combinazione di latitudine, velocità, viscosità dell'atmosfera, tutti elementi però che, se non si riproducono perfettamente, questa figura non la danno. Tant'è vero che la velocità dei venti, leggermente diversa nel polo sud di Saturno, questa configurazione non la fa saltare fuori. E questa è una cosa veramente strabiliante che... così è stata vista e anche provata e riprodotta in laboratorio. Per quanto riguarda la magnetosfera, che è la zona
che si estende fino a dove, diciamo così, il campo magnetico di Saturno, di qualsiasi pianeta, riesce a dominare e ad influenzare le particelle cariche presenti in quest'area. Beh, quella di Saturno è molto estesa, ha una magnetosfera molto consistente, che è stata rilevata sia dal Pioneer 11 nel 79 che poi dalle sonde Voyager 1 e Voyager 2. Ovviamente la Cassini ha poi approfondito gli studi e ha trovato delle cose abbastanza particolari. E sembra innanzitutto che il meccanismo che genera il campo magnetico di Saturno sia, anche come è per Giove, l'elevata velocità di rotazione di quella massa di idrogeno metallico molto importante che c'è all'interno del pianeta. La cosa particolare è che questo campo magnetico ha un orientamento che è quasi coincidente con l'asse di rotazione e si avvicina all'1%. Possiamo dire che quella di Saturno dopo quella di Giove è la più grande magnetosfera, però la cosa molto particolare di questa magnetosfera è che va anche ad interagire con la ionosfera, provocando quello che capita non soltanto su Saturno ma anche sulla Terra, dove abbiamo degli esempi bellissimi di aurore boreali che pensavamo magari che fossero soltanto una caratteristica del nostro pianeta, le abbiamo trovate su Giove e le ritroviamo anche su Saturno. Queste sono immagini bellissime che sono state riprese dal telescopio spaziale. Guardate le aurore boreali che si generano anche su Saturno come negli altri pianeti. Allora, la cosa particolare di cui si diceva è che è proprio la Cassini che, immergendosi nella parte più interna, qui poi parliamo della Cassini perché abbiamo detto è stata la missione più importante, e parleremo anche proprio della fine della missione che c'è stata qualche anno fa, e nella sua morte calcolata, programmata, la Cassini si è introdotta negli strati più esterni proprio dell'atmosfera, dove poi ovviamente non poteva più tornare indietro, ed è entrata nell'atmosfera, si è distrutta, lo vedremo. E però avvicinandosi ha potuto fare delle rilevazioni di questo campo magnetico e l'ha misurato diverse volte in tutto il tempo che è rimasta intorno a Saturno, e ogni volta che misurava l'inclinazione del campo magnetico, la Cassini continuava ad ottenere dei dati di disallineamento sempre più piccoli rispetto all'asse di rotazione, finché addirittura gli ultimi dati davano un valore inferiore a un centesimo di grado, praticamente l'asse magnetico quasi coincidente con quello terrestre. E allora, intanto bisogna dire che questo probabilmente o c'è qualche cosa di strano veramente in Saturno, oppure probabilmente sarebbe anche il caso di rivedere un attimino il meccanismo di formazione di questi campi magnetici, perché per esempio sulla Terra il disassamento tra l'asse magnetico e quello geografico è di 11 gradi e si pensava che una magnetosfera si potesse sviluppare soltanto in presenza di un disassamento discreto, cosa che Saturno invece ci ha sconfessato con tutte le rilevazioni che ha fatto la Cassini. Il fatto che invece cambi l'inclinazione del campo magnetico non è una novità e non è una prerogativa di Saturno. Tant'è vero che se noi rimaniamo sul nostro pianeta, vedete come il campo magnetico, l'asse magnetico, si è spostato. Guardate, qui abbiamo dal 1590 tutto il percorso che ha fatto il nostro asse magnetico, il polo nord geografico, e là vedete tutto il percorso che ha fatto. Quindi, come vi dicevo, non è sicuramente una prerogativa di Saturno, una peculiarità sua. Il fatto è che Saturno ci ha messo in dubbio su questa caratteristica del generare un campo magnetico così presente, consistente, anche in presenza di un quasi allineamento tra i due assi. E questa è una cosa sulla quale bisognerà sicuramente studiare per capire bene come questi meccanismi funzionano sui pianeti e anche sulla Terra. Gli anelli sono uno spettacolo, e ci vediamo qualche cosa di spettacolare anche quando li vediamo piccolini al telescopio. L'origine degli anelli
Beh, ci sono due ipotesi. Vedete, la seconda di materiale di avanzo di Saturno, sicuramente diciamo di no, un'ipotesi abbastanza scartata. L'ipotesi più importante è quella della disgregazione di un satellite. A seguito di una collisione con un asteroide, probabilmente no, molto più probabilmente, per un satellite che si stava formando, si è avvicinato a Saturno e il satellite era ancora in formazione. E si è avvicinato dove le forze gravitazionali di Saturno erano molto forti, per cui questo satellite è stato praticamente sgretolato. E mentre le parti più pesanti andavano verso l'interno, parliamo di silicati, rocce ricche di silicati, la parte più esterna, ricca di ghiacci e materiali più leggeri, si è trasferita verso l'esterno. Quando la forza di gravità di Saturno ha sgretolato questo pianeta, praticamente che cosa è successo? Che i frammenti di silicato sarebbero andati a popolare l'anello C, che è più scuro, e mentre gli altri, più chiari, sono andati a popolare gli anelli A e B, che sono più luminosi. Quindi vediamo, vedete, l'anello C è quello che sarebbe stato originato dai silicati all'interno di questo satellite che si è sgretolato, gli altri due anelli più luminosi sono quelli che invece sono stati formati dai materiali più leggeri che erano all'esterno. E con questa scusa, intanto andiamo a vedere anche un'altra bella immagine e la struttura degli anelli di Saturno che sono raggruppati in sette gruppi contraddistinti dalle lettere. La Terra è stata messa di sotto per farvi vedere qual è l'estensione, 4 Terre e mezzo più o meno. Come ci aveva già raccontato Silvia prima, stati scoperti da Huygens, ma poi fu questo James Clerk Maxwell che nel 1859 capì effettivamente di che cosa si trattava. Qui non voglio sicuramente addentrarvi, però poi la struttura degli anelli è stata nel tempo definita, ben dettagliata, quindi abbiamo nomi, divisioni, distanze, tutto quanto. Se poi avete piacere di guardarvela con calma, non lasciamo più che altro allo spettacolo degli anelli. Andiamo a vedere anche soprattutto la grandezza dei frammenti che compongono questa struttura. Sono particelle molto piccole, al contrario di quello che si trattava, ci si pensava tanto tempo fa, che sulla base della luminosità. Oi, oi. Vabbè, poi la vedremo. Chiedo scusa, mi ha interrotto la registrazione perché non c'è spazio sufficiente sul disco, non me l'aspettavo, quindi Silvia, per cortesia, arriva in fondo tu. Allora, vi dicevo, frammenti molto piccoli e oltretutto uno spessore incredibilmente sottile, perché si parla di circa alcune decine di metri, qualche centinaia di metri. E quello che alcuni tempi ha tratto in inganno quando si diceva che si potesse trattare di qualche chilometro, era per il fatto che questi anelli non sono perfettamente in piano, ma hanno una leggera ondulazione, per cui, visti di fianco, davano l'impressione di avere uno spessore maggiore. Dire quanti sono? Beh, praticamente impossibili. Partiamo dalle immagini che ci aveva fatto vedere anche Silvia del Voyager e poi la Cassini, assolutamente andare a dire quanti sono, diciamo solo che sono uno spettacolo. Sugli anelli di Saturno ogni tanto si sono viste anche delle disomogeneità che prendono il nome di macchie radiali o spokes, e anche in questo caso sembra che il campo gravitazionale di Saturno riesca a dividere magari particelle di dimensioni maggiori tenendolo raggruppate in certe zone piuttosto che in altre, in modo tale che la luce venga riflessa in maniera diversa, ma anche questo, tra virgolette, ed è tutto da verificare. Sicuramente ci sono degli anelli strani che sono molto sottili, non si capisce magari il motivo, finché non si vede che ci sono quelli che vengono chiamati satelliti pastore. Anelli molto piccoli vengono confinati da questi satelliti che ruotano uno da una parte e uno dall'altra e tengono il materiale di questo anello esattamente nella posizione centrale. Qui abbiamo visto l'anello F dove c'è Prometeo e Pandora, poi abbiamo anche l'anello
Epsilon, dove ci sono altri due piccoli satelliti che hanno un codice che però fanno lo stesso lavoro. E qui abbiamo qualche immagine del passaggio di questi satelliti, che vediamo anche che con la loro forza di gravità nel momento del passaggio disturbano anche l'anello e creano delle conformazioni molto particolari. Ci sono addirittura dei piccoli satelliti che passano all'interno di un anello come Daphnis, che crea la divisione di Keeler. Ed è una cosa anche simpatica da vedere come l'increspatura data dal passaggio di questo satellite da una parte viene formata in avanti e dall'altra viene formata indietro. Perché? Perché la velocità dell'anello è più lenta dove l'anello è più lontano e più veloce dalla parte dove l'anello è più vicino. Per cui la forza di gravità di questo piccolo satellite increspa, al contrario, se da una parte crea delle onde in un senso, dall'altro lo fa al contrario, perché per l'appunto da una parte l'anello va più lento e dall'altro l'anello va più veloce. La cosa che è sensazionale è capire che per poter vedere queste strutture che si sono create nell'anello, queste fotografie devono essere state fatte in uno di quei momenti che mandarono in crisi Galileo, cioè come diceva Silvia, no? Quando c'era l'anello perfettamente di taglio, se no noi queste ombre non le avremmo mai potute vedere. Quindi queste sono riprese fatte dalla Cassini quando l'anello era praticamente completamente di taglio per poter vedere appunto queste ombre. Vedete che sono immagini veramente spettacolari. E qui vediamo, guardate, come le ombre si proiettano sull'anello, è una coincidenza veramente rara. Un'altra cosa di cui avevamo parlato sempre per quanto riguarda la Cassini, non ci si aspettava di trovare che dagli anelli di Saturno cadesse una pioggia costante sul pianeta. L'ultima fase della sonda Cassini, che vedremo fra poco, ha portato la sonda a passare tra gli anelli e il pianeta. E in questa fase ha registrato una pioggia proprio di particelle, oltretutto particelle che non ci si aspettava magari di un certo tipo, anche perché erano veramente piccolissime, particelle veramente molto molto minute, che cascavano verso il pianeta. E diciamo che gli strumenti hanno identificato anche molecole organiche in questa pioggia, e come il metano, butano, propano e anche silicati che avete visto sono già trovati nella composizione degli anelli. Per cui c'è questo materiale che cade verso il pianeta e se prima già si pensava che gli anelli in ogni caso dovessero disperdersi magari in pochi milioni di anni, dopo che la Cassini ha visto che c'è tanto materiale che dagli anelli cade verso il pianeta, a questo punto si sono rifatti i calcoli e si pensa che addirittura gli anelli potrebbero precipitare verso il pianeta, quindi sparire, nell'arco di 100-200 mila anni. Questa scoperta ovviamente pone anche degli interrogativi e delle interpretazioni anche per gli anelli che ci sono in altri pianeti. Sapete che anche Giove, Urano e anche Nettuno hanno dei sottilissimi anelli che potrebbero essere caratterizzati da un fenomeno di questo genere. Qui vedete la composizione di questa pioggia, comunque abbiamo già detto parlandone. Certamente diciamo che se l'avessero saputo sulla Cassini avrebbero potuto mettere un ombrello del genere. Non ci hanno pensato e quindi la Cassini si è presa tutta la pioggia che arrivava dagli anelli verso il pianeta. Beh, gli anelli, adesso ci vediamo anche qualche immagine proprio per gustare lo spettacolo di quello che la Cassini ha registrato, le fotografie che ha ripreso. Qui ogni commento è superfluo, sono le immagini che parlano da sole. Qui la Cassini si trovava al di sopra, una vista al di sopra del polo sud, perché come vedete non c'è l'esagono, quindi questo è il polo sud. Da sopra al polo sud una prospettiva degli anelli di questo genere e questa è un'immagine spettacolare perché voi vedete Mimas, che è un satellite più vicino agli anelli. Gli anelli, il sole è da questa parte e va a proiettare l'ombra degli anelli sulla superficie del pianeta. Queste sono veramente immagini pazzesche, spettacolari. E questa ci fa vedere, con Mimas sempre che lo vediamo in primo piano, quanto siano sottili gli anelli. Vedete, questi sono gli anelli, il sole da questa parte proietta l'ombra degli anelli sul pianeta. Per assurdo qui gli anelli quasi non li vediamo e vediamo la struttura degli anelli proiettati con l'ombra del Sole sull'atmosfera di Saturno. Sono immagini veramente niente da dire, sono veramente uno spettacolo. Guardate la definizione,
Ecco, quando ci chiediamo quanti sono gli anelli, rispondere è praticamente impossibile. Questa è un'immagine che è passata alla storia, ripresa dalla Cassini, con il Sole eclissato da Saturno, e laggiù ecco che compare un puntino che è il nostro sistema Terra-Luna, il famoso piccolo puntino blu nello spazio che rappresenta casa nostra, ripresa dalla sonda Cassini. Anello molto grande è quello che è stato rilevato dal telescopio spaziale Spitzer, questo non era mai stato visto prima, da Terra praticamente impossibile vederlo. Pensate che ha un'estensione di circa 12 milioni di chilometri da Saturno, sembra che sia prodotto da Phobe, che rilascia nella sua orbita una nube di materiale molto 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 diffuso, che però Iapeto, a furia di girarci dentro, lo raccoglie, e sembra che questo anello molto diffuso e così grande giustifichi e spieghi questa banda scura che Iapeto ha sulla sua superficie e che prima non era mai stata spiegata. Quindi Iapeto, ruotando dentro questo anello, pian pianino raccoglie questo materiale e si colora sulla sua superficie. E qui arriviamo alla fine del nostro racconto, per capire dopo tanti anni come è stato deciso di concludere la missione della sonda Cassini, che come potete vedere ha percorso in 20 anni quasi 5 miliardi di chilometri, 20 anni nello spazio, 294 orbite intorno a Saturno e 453.000 immagini a riprese. E così, quando si è deciso di, anche per studiare gli strati più interni dove la Cassini non era mai passata, e ovviamente si è rivolta l'antenna della Cassini verso la Terra in modo tale che si cominciasse a scaricare tutto il materiale che la Cassini aveva accumulato nelle ultime ore, addirittura negli ultimi giorni, per poter trasmettere tutti questi dati verso Terra. Vedete che in questa immagine si vedono le orbite che erano state fatte in precedenza con la Cassini in vita durante la missione, si era arrivati a sfiorare l'esterno degli anelli. Nel momento in cui si è deciso, perché era arrivato il momento programmato, di far cadere la Cassini nell'atmosfera di Saturno, vedete che la Cassini ha incominciato a fare un certo numero di orbite passando tra gli anelli e il pianeta. È qui che ha scoperto la pioggia di cui avevamo parlato prima e tutte le informazioni che fino a quel punto non avevamo mai potuto avere. Poi in arancione, sottile sottile, vedete l'ultima orbita. Beh, quando è arrivata la Cassini si è sempre mossa lontana da Saturno utilizzando dei piccoli motori di correzione. Quando si è arrivata all'ultima fase, la navicella ha dovuto utilizzare i propulsori più potenti perché doveva vincere l'attrito con l'atmosfera di Saturno. Quindi entra nell'atmosfera di Saturno, cerca di scaricare, come vi dicevo, tutti i dati che vengono mandati verso Terra utilizzando per sicurezza due stazioni, una in California e una in Australia, e a un certo punto però viene anche avviato quello che è stato definito il downlink in tempo reale. È una cosa che non era stata mai fatta, perché la Cassini, mentre viaggiava, immagazzinava dati per giorni e poi trasmetteva ogni tanto verso Terra. Se avesse fatto così anche nell'ultimo pezzo della sua missione, chiaramente i dati immagazzinati proprio nel momento più importante, dove la Cassini sarebbe arrivata in zone che non aveva mai attraversato, sarebbero andati persi. Per cui in questo ultimo tratto della missione, la Cassini ha incominciato a trasmettere praticamente in tempo reale. E per cercare di mantenere le antenne, questo era importante, si trovava in una situazione con una forte resistenza comunque dell'atmosfera, non tanto per la densità dell'atmosfera, ma se non altro per la velocità che ha raggiunto, che erano 123.000 km all'ora. E in questa situazione doveva praticamente mantenere l'antenna puntata verso Terra per riuscire a mandare questi dati che sarebbero stati e sono dei dati unici. Qui vedete un'immagine così un po' di fantasia dell'ultimo tratto della vita della missione Cassini,
finché la Cassini entra nella parte più densa dell'atmosfera, i motori vengono spinti al 100% della loro potenza per mantenere fino all'ultimo, finché fosse possibile, la Cassini in posizione, e finché ovviamente le parti esterne della sonda cominciano a surriscaldarsi per questo attrito importante, continua a trasmettere finché i propulsori riescono a mantenerla in posizione. E i segnali arrivano verso terra viaggiando per un'ora e mezza alla velocità della luce, questa è la velocità della Cassini, finché la Cassini si disintegra e arriviamo alla fine di questa missione. E a un certo punto il silenzio radio sancisce ufficialmente la fine di questa missione che è stata storica. Con un po' di emozione, perché possiamo dire grazie a questa sonda per tutto quello che ci ha dato, per tutto quello che ci ha fatto scoprire di Saturno, e poi consideriamo anche che, d'accordo, è un'apparecchiatura molto complessa, ma io quando parlo di qualcosa del genere, voglio anche immedesimarmi in tutte quelle persone che hanno messo sapienza, che hanno messo competenza, che hanno messo tanta responsabilità, perché anche il tecnico più meno qualificato, se poi ce ne fosse uno, che ha fatto qualche operazione su una sonda del genere, come potrebbe essere qualsiasi altra sonda, pensate quanta responsabilità di fare le cose in un certo modo, perché anche il bullone più insignificante, se smettesse di fare il suo dovere quando la sonda è là, capite che ci sarebbero dei grossi problemi. Quindi c'è la testa, c'è il sentimento, c'è la professionalità, c'è il cuore di tutte le persone che hanno voluto e pensato una missione di questo genere, che ci ha regalato veramente uno spettacolo per quanto riguarda Saturno. Quindi io concludo la serata ringraziando Cassini, e grazie a tutti voi per la pazienza, ovviamente firmato il Signore degli Anelli. E qui mi fermo. Benissimo.